Buonasera, sono Paolo Cacciani. Questa sera siamo nella nostra cucina, non siamo a casa, abbiamo ricominciato l'attività e facciamo le fettuccine con i carciofi. Approfittiamo per utilizzare i carciofi che sono nel loro momento quasi hanno finito, per poter fare degli ultimi piatti eccezionali prima di aspettare il prossimo inverno. Allora, il carciofo si deve pulire così, si taglia un pezzo di gambo e si deve pulire finché non arriviamo alla parte più chiara. Vedete? Si pulisce. Si arriva alla parte chiara, si levano le foglie finché non abbiamo quelle più verdi chiare, ok? Il carciofo va tagliato a pezzettini piccoli, prego. E gli ingredienti che ci interessano sono l'aglio, il guanciale, il pecorino, il vino bianco e il limone che deve sempre seguire il carciofo, perché quando noi tagliamo il carciofo, vi faccio vedere, vedete? Tende a scurire, dobbiamo fare in modo che sia sempre chiaro e il limone lo tiene chiaro. Guanciale a dadini e senza usare l'olio lo mettiamo a sfrizzolare, vedete? Tira fuori il suo olio. A questo punto ci aggiungiamo dell'aglio. Ci sei? Ecco qua. E facciamo andare. Nel frattempo, come vedete, abbiamo messo già a cuocere i nostri spaghetti in acqua salata. Il guanciale leggermente sfrizzolato, mettiamo i carciofi. Mescoliamo bene. Saliamo leggermente. Bisogna stare attenti perché non sappiamo quanto sale ha il guanciale. E come vedete, io qui ho anche il mio gambetto, il gambo del carciofo, non lo butto, ma lo faccio a pezzettini molto piccoli. Perché è più duro del carciofo, così si cuoce anche lui piano piano. Il carciofo è talmente bello col gambo grosso che non si può sprecare, anche perché è una verdura abbastanza costosa. Adesso ci manca di aggiustare un po' con un goccino di vino bianco, eccolo qua, frascati. Che è molto importante nella cottura del carciofo, e che lo mantiene un pochino chiaro e cerca di mettere insieme tutti quanti i grassi che noi abbiamo prodotto nella cottura della nostra fettuccina con i carciofi. Per quanto riguarda il carciofo, noi abbiamo messo il guanciale, ma possiamo anche farlo completamente vegetale. Adesso metteremo un pochino di lentuccia, eventualmente se ci va, se abbiamo bisogno, aggiungiamo un po' di acqua di cottura e la nostra salsa dei carciofi è fatta. Molto importante avere un ottimo pecorino romano da parte, che completa la nostra ottima forma di abbinamento con questo importante frutto. Due sul carciofo. Il carciofo è un frutto invernale e tutte queste foglie che lui ha gli servono per proteggersi dal rigido periodo invernale. Quindi è per questo che quando arriva la primavera, come adesso, sono gli ultimi carciofi che abbiamo, ma sono i più belli, sono i cimaroli, sono la parte centrale del carciofo e quindi finché è possibile sfruttiamoli e cuociamoli. Adesso pasta nella nostra salsa. Ci vediamo fra qualche minuto. Eccoci, siamo tornati. I carciofi sono ben rosolati. Mettiamo un goccino di acqua di cottura perché dobbiamo chiaramente fare la salsa. Ok? Togliamo l'aglio. Lo mettiamo da parte. E mettiamo la lentuccia. Quindi andate nei campi a prendere un po' di lentuccia o chiedetela al vostro verduraio di fiducia. Togliamo gli spaghetti. Spaghetti, fettuccine, quello che preferite, belli al dente, perché adesso dobbiamo fare la mantecazione, mantecatura, come preferite. Va bene, lasciamo un po' di umidità, saltiamo, aggiungiamo il pecorino romano, ecco qui, e facciamo una piccola cremosità. Io metto anche un po' di peperoncino perché ci sta bene. Di solito quando c'è aglio, olio e peperoncino, il piatto viene sempre più buono. Mettiamo e andiamo a impiattare questi spaghetti, i carciofi, il guanciale. E finiamo con un po' di pecorino ancora. E abbiamo, per stare a casa tranquilli, il nostro ottimo piatto per questa primavera a casa.